Buongiorno e ben ritrovati nella nostra prima rubrica del 2019. Il nostro ospite di oggi è Nicola Stabile, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Presidente di Federfarma Campania e presidente di Promofarma. Allora, dottor Stabile, oggi parliamo della fattura elettronica che appunto dal 1 gennaio è obbligatoria e di cui appunto Promofarma offre un servizio alle farmacie, un servizio diciamo molto completo e dettagliato. Decisamente. Ecco, a una settimana più o meno dall'entrata in vigore e dall'operatività appunto della fattura elettronica, quale bilancio possiamo fare e che numeri ci dà? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Bilancio obiettivamente decisamente positivo. Decisamente positivo, facendo una premessa, siamo stati oberati e subissati da richieste di aiuto. Abbiamo, i nostri uffici hanno metabolizzato, dopo dirò qualche numero, una quantità enorme di telefonate e di mail, per cui a qualcuno probabilmente abbiamo mancato di rispondere, di questo ce ne scusiamo, ma dopo vedremo nei numeri quali sono state le operatività di Promofarma in questa settimana. I risultati operativi sono decisamente eccellenti, perché abbiamo avuto pochissime difficoltà, credo che tutte le fatture emesse in entrata siano state operativamente prese in carico nella maniera migliore da parte della piattaforma, sia da parte della piattaforma che da parte del sistema di interscambio ministeriale. Non abbiamo registrato particolari problemi, quei pochi problemi che si sono evidenziati abbiamo evidenziato che erano problemi determinati da falle nel gestionali, non nella gestione degli interscambi. Certo. Per cui mi piace dare dei numeri, mi piace dare dei numeri a questo punto, esatto. Nel 2018 avevamo 9.000 farmacie associate alla fatturazione elettronica, ad oggi all'8 gennaio siamo arrivati a 7.708, il dato a un'ora fa, e abbiamo un dato che per noi è stato sorprendente. Noi contavamo di interagire con una ottantina di commercialisti, invece abbiamo accreditato 543 commercialisti che hanno chiesto a Promofarma di poter essere interfaccia con i propri clienti. Le software house che hanno richiesto un'integrazione con i servizi di Promofarma sono state ben 32, a cui abbiamo fornito tutte le caratteristiche per poter interfacciarsi con il nostro programma. Ad oggi le fatture inviate sono 8.429, stiamo parlando di 4 giorni lavorativi di fatto. Farmacie che hanno ricevuto almeno una fattura sono 4.094, fornitori che hanno inviato perlomeno una fattura sono 1.365, il che significa che obiettivamente a distanza di una sola settimana già movimenti tecnici importanti ci sono. Però, e qui arrivo alla piccolissima nota dolente, che però non è secondo me sinonimo di inefficienza, ma è un sinonimo di particolare lavoro, vista la mole di dati. In una settimana abbiamo, in 4 giorni lavorativi, abbiamo gestito 448 mail. Do semplicemente che nel mese di dicembre, in tutto il mese di dicembre, ne abbiamo gestiti 3 volte tanto, 1.800 circa. Uh-huh. Abbiamo ricevuto 3.167 telefonate in 4 giorni lavorativi del mese di gennaio. Quindi vi rendete conto che la mole di lavoro è stata importante. Probabilmente in questa tempistica qualcuno lo abbiamo tralasciato. Di questo me ne scuso personalmente, ce ne scusiamo come uffici, però vi rendete conto che abbiamo messo a disposizione realmente un call center dedicato per gestire questa mole importante di richieste di aiuto, che abbiamo cercato di soddisfare nel miglior modo possibile. Ribadisco, non abbiamo avuto
problematiche tecniche di alcun tipo. Per il momento riteniamo che la piattaforma funzioni, non solo la piattaforma, ma anche la piattaforma ministeriale, il sistema di interscambio sta reagendo bene a questo inizio, diciamo, di questa nuova attività. Stiamo programmando nuove iniziative come Promofarma riguardo alla fatturazione elettronica, specialmente per quanto riguarda la gestione non solo della fattura ma anche del documento di trasporto in collaborazione con tutta la filiera, e siamo speranzosi e siamo fiduciosi di poter dare delle soluzioni alla categoria che migliorino l'attività in farmacia. Certo. Presidente, quindi numeri importanti che testimoniano come le farmacie stiano scegliendo la vostra piattaforma. Decisamente, decisamente. Io di questo sono estremamente contento ed orgoglioso, perché evidentemente stiamo lavorando così come i colleghi si aspettano, stiamo dando dei servizi che sono evidentemente non solo richiesti ma anche apprezzati dai colleghi, e di questo non posso far altro che ringraziare innanzitutto gli uffici e i colleghi che con prontezza si sono affidati per la gestione di questi servizi a Promofarma. Noi la ringraziamo e l'aspettiamo di nuovo nei nostri studi per raccontarci come proseguirà questo iter. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Grazie, arrivederci.